Ciao a tutti ragazzi e bentornati su WeTech, io sono Elliot e oggi vi mostro come creare un filtro proprio facile facile, senza nessuno sforzo. Perché senza nessuna fatica? Perché al contrario di molte persone che fanno tutorial qui su YouTube, nessuno, e dico nessuno, ha mai pensato di regalare dei template per poter creare successivamente dei filtri. Intanto bentornati sul mio, vediamo se stavolta riesco a dirlo alla prima, desktop. Ecco, prima di tutto vi servirà l'applicazione AR Spark o Spark AR. Che cos'è Spark AR? È un'applicazione per creare i filtri Instagram ed è, indovinate un po', di Facebook. No, non è buggato come Creator Studio, tranquilli. Quindi scaricatelo e installatelo. Dopo che l'avete installato, configurato, eccetera, apritelo e vi troverete con questa interfaccia. Fa paura, vero? Sì, anche a me ha fatto lo stesso effetto. C'è un telefono molto stilizzato e quella è la vostra fotocamera che vi sta puntando in faccia. Questo siete voi. Io non sono così, però. Ecco, tutta sta roba, non mi ricordo come si fa. Voglio dire che li ho creati un anno fa, qualche mese fa, e non mi ricordo bene come io abbia fatto. Ho trovato il salvataggio e ho detto perché non farci un video, e eccomi qua. Comunque sì, bisogna smanettare un po' con il tasto destro, add, potete a dare quello che volete, come la luce ambientale, la luce direzionale. Ok, bene, come creo effettivamente il filtro? Beh, basta che andiate su Google, digitate LUT, vi usciranno varie immagini. Cosa sono i LUT? Sono i lookup table. E cosa sono? Sono praticamente dei carrier di informazioni riguardanti il color grading. Quindi se applicato a un determinato video, quel video prende le informazioni e cambia colore in soldoni. Dicevo che se prendete dei LUT così, ok, con questa dimensione qui e con questi rettangoli molto sottili, non vi funzionerà mai, vi creerà artefatti visivi bruttissimi. Non fatelo, scegliete questo. Ok, perfetto, questi sono i file che vi lascerò in descrizione. Ok, a questo punto voi direte cosa ci faccio con quel coso? Aprite e vedrete che, anzi non aprite perché non vi serve aperto così, importate direttamente su Lightroom o Camera Raw o anche Photoshop. Praticamente a questo punto dovete prendere la vostra foto preferita. Ecco, io mi baserò su questa foto per creare il filtro che andrò poi a caricare su Instagram. Scegliete la vostra foto e mi raccomando ragazzi, se ci applicate sopra la grana non funziona, ve lo sconsiglio. Poi seconda cosa, se la foto è troppo scura, quindi se è troppo contrasty, diciamo che dovete compensare un po', no, con gli altri parametri di luce, come ad esempio l'esposizione, gli highlights o anche le ombre. Però le ombre, attenzione, non sparatele così, sennò vi viene una cosa brutta dopo su Spark AR. Gestite bene la foto che volete usare, l'effetto che volete usare, quindi fate control e scegliete anche il LUT e fate sync. Mi raccomando, la prima foto deve essere selezionata, la foto dell'effetto deve essere selezionata, quindi sync options, e lui vi sincronizzerà tutto, farà i suoi lavori. Ok, a questo punto il LUT è pronto, io ora esporto, lui mi dirà che l'ho già esportato, perché effettivamente sì, l'ho già esportato, e quindi vabbè, cancel. Voi fate ok, non resta altro che aprire AR Spark, e mi raccomando dovete ricordare la cartella dove avete esportato il vostro LUT. Quindi aprite il salvataggio che vi fornirò giù in descrizione per il download, e troverete tutto praticamente già fatto.
Se non trovate Fast Color Loot, ve l'ho inserito comunque nella cartella di download, quindi se manca, se vi dà un segno, un triangolino con il punto esclamativo, fate replace e trovate nella cartella che avete scaricato il Fast Color Loot, e così vi avrà sostituito la cartella che non il file che non trovava. Dovete sostituire anche qualcos'altro, ovvero il loot. Esploso. Ovvero il loot. Tasto destro, sempre replace. E sì, qui ce ne sono tipo 70 miliardi. E qui non resta altro che trovare quello definitivo, il loot definitivo. E l'anteprima dell'effetto è cambiato. Perché ho inserito quello che non andava bene. Quindi dovete sempre provare, vedere bene quello che funziona di più, insomma. Ok, dato che non va bene, sostituirò con il loot che direi essere definitivo, perché la luce, vedete, cambia molto, è molto più uniforme, no, però è migliore. Adesso vedrò anche qui, c'è molto contrasto in questo filtro. E il bello di questa applicazione è che potete usare il telefono come anteprima, cioè la camera del telefono come anteprima, lo collegate al vostro computer tramite USB o il cavo dedicato. Potete usare la webcam, la camera del vostro cellulare, molto interessante. Ok, questo è il loot praticamente definitivo, non dovete fare altro che questi due passaggi, ovvero sostituire il Fast Color Loot se non lo trovate, se manca, e sostituire questo file qui, ovvero il loot. Quindi infine fate file, upload, potete decidere di pubblicare un nuovo effetto oppure di sostituire un effetto già esistente. E noi cosa faremo? Andremo a sostituire un effetto già esistente, e quindi noi lo andremo a sostituire con questo. Vi dirà lui stesso di linkare il vostro account, login into Facebook. È qui, accedete da lì, upload, vi aprirà automaticamente la pagina di Spark AR. E sì, magari mi sa che lo rinomino boh, export. Poi scegliete la categoria di questo filtro. Io ho scelto colore e luce, dato che si tratta effettivamente di un filtro che cambia il colore. Potete inserire un'anteprima, ok? Create un video. Per fare ciò dovete testare innanzitutto il filtro sul vostro cellulare. Quindi per testare andate su testa sul dispositivo, fate invia e invierà automaticamente un link al vostro Instagram. Per poter effettivamente utilizzare il link dovete cliccare cioè la vostra bacheca dei mi piace, credo si chiami così, sì, bacheca dei, vabbè, avete capito. Prova il filtro. Oh, c'è il microfono. Oh, c'è la camera. Wow, damn. Il filtro di TechZio. Dovete assolutamente provare questo filtro, ragazzi, perché spacca. Boh, non lo so. Cioè, guardate l'erba finta. È bellissimo. Cioè, la tonalità della pelle rimane uguale, solo che cancella tutti gli altri, tutti i tipi di gialli e verdi. Tanta roba. E quindi tutto qui, fate un breve filmato di 15 secondi, caricatelo su questa pagina, scegliete il file, dopo lo caricate, e poi potete scegliere l'icona, deve essere una foto 480x480. Infine, per poter far approvare il filtro, fate invia. Appena avete fatto invia, il vostro filtro verrà revisionato o da una persona o da un algoritmo, non lo so. Se avete fortuna, entro 24 ore vi accettano il filtro. E quindi per oggi è tutto. Io sono Elliot e ci vediamo alla prossima.